Gianni Colacione, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, dalla seconda sessione qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo alla terza giornata, oggi è 10 dicembre, in pomeridiana siamo in compagnia di Esmail Muades, portavoce degli studenti, dell'Associazione degli Studenti Laureati Iraniani in Italia. Esmail, la situazione iraniana, anzi diciamo prima ovviamente come partecipante a questo congresso una visione di, diciamo, di generale, l'impatto che hai avuto con questo congresso, come ti sembra? Sembrano un po' le Olimpiadi, ci sono molti contributi stranieri, come ti è sembrato? Ma diciamo che noi ai congressi dei radicali partecipiamo sempre. E ogni volta che vengo io sinceramente mi sento a casa. Io personalmente sono iscritto anche all'associazione di Nessuno Tocchi Caino, per cui sì, è vero, è un bel vedere venire qui al congresso dei radicali, perché davvero si vede l'umanità intera. Esmail, in Iran sappiamo noi radicali che in qualche modo sull'aspetto internazionale abbiamo sempre avuto una certa attenzione, non certo alimentata dai media, ma cercando di riuscire a scoprire anche ciò che coloro che dovrebbero informare, come dovrebbero informare i media, non danno, quindi cercando di andare oltre, ma comunque sia di fatto dell'Iran se ne parla sempre in relazione alle schermaglie un po' con Israele, però sappiamo che ci sta un'alta scolarizzazione. Tu sei rappresentante dell'Associazione dei Laureati, ecco, è intuibile che ci sia un forte e qualificato gruppo di persone che ambisce ad un miglioramento delle situazioni dei diritti umani e della democrazia. Sì, diciamo che l'Iran intanto è un grande paese dal punto di vista culturale, una cultura antichissima, per cui noi abbiamo 4.000 cultura scritta nel nostro paese, quindi tutto questo ovviamente si vede anche nella società tra la popolazione, ma in più l'Iran ha praticamente più di 65% della popolazione al di sotto di 35 anni, quindi questo è un fatto molto molto importante. E la maggior parte di queste persone vanno a scuola, hanno finito la scuola, si sono laureati, per cui diciamo che è una vivacità molto molto marcata nella società. Io per esempio molte volte parlo con miei amici italiani, mentre loro faticano a conoscere anche la nostra cultura antica, ma i ragazzi iraniani conoscono Pasolini, conoscono Calvino, conoscono De Sica, Rossellini, eccetera eccetera. Quindi davvero stiamo parlando di una realtà molto molto vivace, mentre in Italia e tutto il mondo occidentale non si conosce quello che è la società vera iraniana, e proprio questo è il vero contrasto, questo vero ostacolo ad un regime integralista che non riesce a prendere piedi in Iran, proprio per queste ragioni che ho detto. Esmail, diciamo questa comunità di studenti che si forma, tu mi dici appunto, quindi con delle conoscenze anche della cultura europea, italiana, Pasolini, è assolutamente meraviglioso che Pasolini arrivi lì, se io penso che Pasolini non viene studiato a scuola, nelle scuole italiane, nelle ultime classi dove si dovrebbe trattare della letteratura del Novecento. Però questo comporta, immagino, anche una sorta di contaminazione culturale, nel senso che devono arrivare testi, devono arrivare messaggi, quindi in qualche modo non vi è una chiusura stagna rispetto ai contributi culturali e anche linguistici stranieri, non c'è un embargo da parte del regime degli Ayatollah? Ma ovviamente il regime tanto lo vorrebbe
e desidera, però non è possibile. Io per esempio, siccome ho qualche anno in più rispetto ai giovani di oggi, io mi sono fatto una cultura con libri stampati in clandestinità al tempo dello Shah, quindi ho perso anche un po' la vista appunto per leggere quei libri in una situazione veramente difficile. Però noi nel 79 abbiamo avuto una grandissima rivoluzione per la democrazia nel nostro paese, quindi io ho avuto il privilegio di vivere, di partecipare a una rivoluzione che davvero la consiglio a tutti. Ovviamente la rivoluzione non vuol dire la violenza, assolutamente, però vuol dire anche una esplosione mentale, quindi una società da una cosa che è diventa tutta un'altra cosa. Quindi davvero una cosa molto molto importante, per cui il regime iraniano ovviamente è contro ogni novità, contro ogni novità. Io vi racconto soltanto una cosa, che negli anni 60 l'attrito tra Khomeini e lo Shah è proprio partito perché lo Shah aveva concesso il diritto di voto alle donne, quindi questo è il regime. Per cui è contro ogni novità, solo che non ha potuto di evitare, ormai i libri diciamo che si trovano tranquillamente tradotte, del resto noi abbiamo anche degli ottimi traduttori dalle lingue straniere, quindi ci sono i libri. Ismail, parliamo appunto di questo regime, dacci qualche informazione tanto per poterlo ben definire. Allora, Ahmadinejad non è un, diciamo, un religioso, anche lei, come si veste, un laico, eppure è presente in Iran un integralismo in qualche modo. E quindi ci sta una sorta di, in qualche modo, un consorzio, un accordo per tenere comunque sia il popolo iraniano distante dal rispetto dei diritti umani e dalla democrazia. Ma diciamo che religioso o laico non dipende molto dall'abito che porti, ma da una certa mentalità. Tanto per cominciare bisogna definire in due parole com'è il sistema della Repubblica Islamica, perché è un sistema teocratica basato sul principio di velayat-e faqih, vuol dire che esiste un leader spirituale non eletto che risponde direttamente a Dio, e questa figura praticamente ha primato sulla politica estera, sulla magistratura, sull'indirizzo del governo, tutto quanto. Allora, possiamo dire con veramente massimo ottimismo che il Presidente della Repubblica ha solo 20% del potere esecutivo, non conta nulla. Per cui Ahmadinejad è un personaggio estremista e soprattutto incapace. Basta vedere come si veste, basta vedere lessico che usa. Ha un certo look, si è creato un look. Esatto. Per cui mi dovete credere che non rappresenta tutto il regime stesso, ma lui in particolare non rappresenta l'iraniano medio, anzi vorrei dire davvero che classe dirigente attualmente al potere è ben al di sotto del ceto più basso della società a livello culturale e politica. Parliamo di diritti umani, l'applicazione dei diritti umani in Iran, dove e come è applicata o dove e come è violata? Ma diciamo che il regime iraniano dai tempi, dagli inizi, dagli anni 80, continuamente è stato condannato dai vari organismi delle Nazioni Unite, da Amnesty International,
Basta leggere newsletter di Nessuno Tocchi Caino, basta leggere anche quello. Non passa una settimana che 4, 5, 6, 7 notizie di impiccagioni di massa, 2, 3, 4, 10, 20 in un solo giorno. Diciamo che i diritti umani in Iran non ha alcun senso, non ha alcun valore, quindi il regime iraniano calpesta ampiamente. Ma non solo, il regime iraniano ha istituzionalizzato diciamo, alcune forme di tortura. E devo dire con malincuore che paesi europei, occidentali, per i vantaggi economici, man mano hanno accettato questo. Hanno accettato che sì, il regime ha la legge della lapidazione, quindi che deve fare? Questo è Islam. Una cosa che il regime ha imposto all'Occidente con ricatto economico, che l'Islam è quella barbarie che applicano in Iran. Ma vi assicuro che non ha a che vedere con la religione. E mentre noi...